Eseguiamo insieme il disegno in assonometria isometrica di un prisma retto a base esagonale regolare appoggiato al piano orizzontale. Dopo aver diviso il foglio in quattro parti e aver chiamato O il punto di intersezione tra i due assi, partiamo con il disegno dei tre assi X, Y e Z. Per farlo ricorriamo una squadra a 60 gradi posizionata in questa maniera e alla matita 2H. Questo è l'asse X. Per disegnare l'asse Y posizioniamo la squadra 60 gradi in questo modo. A questo punto ricorriamo a quest'asse, a questo semiasse, a questo semiasse per individuare un piano di ribaltamento sul quale disegneremo la base del nostro prisma a testa in giù. Misuriamo una distanza dal piano laterale pari a 4,5 cm che quindi individuiamo sull'asse XR a partire da O. Questo sarà l'asse, coinciderà con l'asse YR. Segniamo un puntino e mandiamo una linea di proiezione, una linea verticale per quel puntino. Adesso misuriamo una distanza dal piano verticale su YR pari a 4,5 cm, quindi misuriamo da O verso l'alto 4,5 cm e segniamo un puntino. Mandiamo una linea orizzontale passante per quel puntino. All'intersezione troviamo il centro della base esagonale della piramide e poiché lo stiamo disegnando sul piano ribaltato, lo indichiamo con H con il pedice R. A questo punto, per individuare il primo vertice di questa base del prisma, misuriamo una distanza di un centimetro dal piano verticale che sul piano di ribaltamento andremo ad individuare sull'asse YR e mandiamo una linea orizzontale per quel puntino. In questo punto avremo il vertice AR. Possiamo dunque seguire il disegno della circonferenza avente per centro HR e passante per AR. Quindi puntiamo il compasso in HR, lo apriamo fino ad AR e tracciamo la circonferenza. In questo modo determiniamo un altro vertice della circonferenza, che è quello diametralmente opposto, che indichiamo con DR. Eseguiamo la costruzione dell'esagono dato la circonferenza. Puntiamo alternativamente il compasso in AR e in DR e poi tracciamo due archi di circonferenza verificando che essi passino per HR. All'intersezione tra la circonferenza e gli ultimi archi tracciati determiniamo i vertici mancanti, quindi che andiamo ad indicare in senso orario.
Evitiamo di congiungere i vertici sul piano di ribaltamento per non sporcare troppo il foglio, ma mandiamo delle linee di proiezione, mandiamo delle linee orizzontali e verticali passanti per questi vertici, fino ad arrivare su YR e su XR. Col compasso, puntando il compasso in O, riportiamo queste misure da XR ad X. E da YR a Y. Ricorrendo alla squadra a 60 gradi, mandiamo delle linee passanti per quei punti e parallele agli assi X e Y. Adesso, seguendo il percorso dei punti, individuiamo sul piano orizzontale, quindi quello formato dagli assi X e Y, i nostri punti. Per il punto A segue questa linea, le due linee si intersecano in questo punto, per cui il vero punto A appoggiato sul piano orizzontale si troverà qui, all'intersezione. Con ragionamento analogo troviamo tutti gli altri punti, quindi avremo qui B, qui C, qui D,
ed F. Il punto H si troverà, per una questione di simmetria, esattamente sulla parte negativa dell'asse Z, al centro della base del nostro prisma. Per ciascuno di questi punti tracciamo delle linee di costruzione verticale. Con lunghezza a piacere. Adesso apriamo il compasso con un'apertura pari all'altezza del nostro prisma, in questo esercizio pari per esempio a 7 cm. Puntiamo in compasso in tutti i vertici della base del prisma e tracciamo degli archetti di circonferenza sulle linee di costruzione verticali corrispondenti. In questo modo troviamo i corrispondenti vertici della base superiore, che andiamo a nominare in ordine alfabetico. G, H lo saltiamo, passiamo a D. L, M, N, P e in corrispondenza di H determiniamo K. Possiamo passare all'operazione di congiungimento dei vertici e del ricalco delle facce. Congiungiamo P con G. G con I, I con L, L con M, M con N. N con P. Tracciamo anche gli spigoli verticali.
con linea continua gli spigoli visibili, utilizzando la matita KB, e con linea tratteggiata gli spigoli coperti. Quindi passiamo appunto a tratteggiare gli spigoli coperti. Con trattini uniformi. Utilizziamo la stessa convenzione anche per gli assi X, Y e Z, ricalcando con tratto continuo la parte scoperta dell'asse e con tratteggio la parte coperta. Successivamente ricoloriamo ogni faccia visibile con un diverso colore. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video.